Ciao, sono qui da Piazza di Spagna a Siviglia. Guarda, è una cosa meravigliosa. Ti faccio vedere, ma non renderà l'idea della bellezza di questo luogo? Una piazza rotonda dove c'è un palazzo meraviglioso e c'è anche un bellissimo canale all'interno della piazza, vegetazione, è una cosa stupenda. Ci sono delle maioliche, ceramiche da tutte le parti, è qualcosa di meraviglioso. Questo luogo mi ha ispirato qualcosa che ho piacere di condividere con te. Tu pensa, chi ha progettato, non mi sono ancora informata, quindi non te lo so dire, chi ha progettato un'opera del genere, come tante delle opere meravigliose che esistono al mondo, come chi ha fatto delle scoperte meravigliose, come chi ha fatto qualcosa di veramente importante nella sua vita e ha lasciato un segno, ha creato qualcosa che ha in qualche modo, anche a livello di bellezza o a livello di miglioramento per l'essere umano, lasciato dei messaggi. Qualsiasi cosa abbia fatto ha lasciato un segno nell'esistenza dell'essere umano, degli esseri umani, dell'umanità. E questo mi ha stimolato un pensiero veramente profondo. Che cosa stai facendo tu per rendere questo luogo, il mondo, un posto migliore? Guarda, incontro nella mia vita tantissime persone che mi dicono di avere perso il senso della vita, di non sentire di avere un posto, di non sentirsi realizzate, appagate, di non sentirsi bene nell'esistenza, di sentire che stanno sprecando la loro vita. Ebbene, se anche tu non stai facendo qualcosa per rendere questo luogo un posto migliore nella tua modalità, o portando avanti la tua missione di vita, se ne hai una, o contribuendo in qualsiasi modo, sia nelle tue corde, sia connesso ai tuoi valori, sia connesso alle tue capacità, ai tuoi talenti di rendere questo posto, il mondo, un luogo migliore, ebbene, stai sprecando la tua vita, te lo dico chiaramente. Il fatto di non trovare un significato è perché magari stai facendo una vita risicata. Cosa intendo? Una vita a livello di sopravvivenza, una vita volta al sentirti al sicuro, al fare sempre le stesse cose, a fare quelle cose che ti sono state insegnate. Ma non ti stai spingendo oltre, non stai realizzando te stesso al massimo livello, non ti stai permettendo di essere la persona che sei, non ti stai permettendo di esprimere l'essere divino e meraviglioso che tu sei, di esprimere i tuoi talenti, di portare il tuo beneficio al mondo. Questo è fondamentale. Anche il fatto di viaggiare è un grandissimo stimolo perché può lasciare che tu possa sentirti stimolato, poi ovviamente c'è modo e modo di viaggiare, quello parte sempre dalle intenzioni. È un modo proprio per cogliere ispirazione dalla vita, dal mondo che ti circonda, dalle altre persone, in merito a ciò che tu puoi fare per contribuire in questa vita che tu hai, in questo dono meraviglioso che tu hai, in tutti questi giorni che fanno parte della tua esistenza, per portare un miglioramento, un beneficio a te stesso, agli altri, un miglioramento in questo mondo, perché è questo quello che conta, è questo che ti fa sentire realizzato, è questo che ti fa sentire di avere uno scopo qui, un posto, che ti fa sentire importante per l'esistenza. Il fatto di fare sempre le stesse cose, di avere anche una famiglia meravigliosa, di avere un lavoro e di non fare qualcosa di più che ti porti al massimo livello del tuo essere, non ti farà mai sentire appagato. Quindi, oggi fai questo esercizio, è fondamentale. Come tu puoi rendere questo luogo, il mondo, un posto migliore in cui vivere? Scrivi un elenco di cose e poi senti dentro di te, con tutti gli esercizi che ti ho passato, con l'ascolto del cuore, qual è quella cosa che fa aprire il tuo cuore, che ti fa sentire bene, che ti fa sentire realizzato. Io ad esempio contribuisco con la mia missione, portando avanti il mio lavoro in tanti modi, il mio lavoro qui sulla terra intendo, portando un po' di ispirazione, spero tanta, anche a te, contribuendo all'aiuto che posso dare alle persone che incontro nel mio cammino in tanti modi, eccetera, eccetera, eccetera. E tu,
che cosa puoi mettere in campo per andare oltre i limiti che ti sei dato in questa vita, per esprimerti al massimo livello, per tirare fuori quella magnificenza che c'è dentro di te e per rendere proprio questo luogo, questo mondo, un luogo migliore grazie a te. Che segno vuoi lasciare in questa vita? Perché un giorno tutti noi ce ne andremo, ma noi non moriremo mai, a prescindere di quello che tu credi nella tua vita, delle reincarnazioni, eccetera, eccetera, noi non moriremo mai come l'essere che siamo stati in questa occasione, nel momento in cui questo mondo sarà un luogo migliore in cui vivere, grazie anche a noi. Pensaci, questo può cambiare veramente la tua esistenza. Ciao e buonissima giornata.